piccola difficoltà, quella anche se pur minima a volte, quella piccola difficoltà. Per cui niente, scriviamo un attimino il numero complesso, l'espressione da calcolare, insomma. Beh, allora svolgiamo un attimino i calcoli. Allora, scriviamo ovviamente le espressioni corrette del coniugato del complesso e del complesso. Quindi x più y di y meno 1 più 7y che moltiplica x più y di y uguale a 0. Svolgiamo un attimo i calcoli, quindi prodotti, parte reale di allora questi due se ne vanno uguale segno opposto, otterremo 2x che va a moltiplicare x più y di y meno 1 più 7y di x meno 7y, chiusa parentesi, uguale a 0. Andiamo un attimo giù, troveremo una bella parte reale di 2x quadro più 2ixy meno 2x più 7ix meno 7y uguale a 0 e quindi troviamo alla fine la parte reale sarà 2x quadro meno 2x meno 7y uguale a 0. Ok, ricaviamo la y in funzione della x, troveremo y uguale a 2 settimi x quadro meno 2 settimi x. Che cos'è questa? Molto semplicemente, beh, è una parabola. Parabola. Allora, potremmo calcolarne il vertice, la direttrice, tutto quello che volete, però non mi interessa adesso. È una parabola, diciamo che passante per l'origine degli assi 0,0. Ok? Per il momento non mi interessa stare lì a disegnarla. L'esercizio è pressoché finito, perché chiedeva quello alla fine, no? E infatti vedete che ecco, la soluzione è la C da una parabola.